Storie italiane. Principe tesoro. C'era una volta un re che stava andando a caccia, quando un piccolo coniglio bianco, che i suoi cani stavano inseguendo, saltò tra le sue braccia per ripararsi. Ehi, piccolo amico, non ti preoccupare, nessuno ti farà del male. Lo portò con sé al palazzo e ordinò ai suoi servitori di prendersene cura. Sono la fata della verità. Sono saltata tra le tue braccia nella forma di un coniglio in cerca di aiuto, per vedere se eri misericordioso e gentile. E davvero lo sei! Chiedimi tutto quello che vuoi e prometto che te lo darò. Il re era contento. Signora, quando vorrà il momento, se lo vorrai, fa sì che mio figlio appena nato diventi il miglior principe dei principi, te ne sarò grato. Voglio che sia un re buono, gentile e misericordioso. Oh, buon re! Prometto di vegliare su tuo figlio. E se mai se ne presenterà la necessità, lo punirò in modo che possa capire i suoi errori e diventare un buon re come te. Il re era abbastanza soddisfatto della sua promessa. Metti quest'anello al dito di tuo figlio e io sarò sempre lì per vegliare su di lui e guidarlo. Il piccolo principe era così adorabile che nessuno poteva fare a meno di amarlo. Quindi venne chiamato Principe Tesoro. Nel corso degli anni, Principe Tesoro crebbe fino a diventare un bel ragazzo. Un giorno, quando era seduto accanto alla statua di suo padre pensando a lui, il suo fratello adottivo, Charles, arrivò. Che ci fai qui, principe tesoro? Non sai che dobbiamo andare a caccia? Lo ricordo, fratello. È solo che a volte mi manca così tanto mio padre. Principe tesoro, Charles e suo cugino, Ron, si diressero verso la foresta per cacciare. Mentre cavalcava, principe tesoro vide una ragazza. Rallentò mentre i suoi fratelli cavalcarono via. Girò il cavallo verso la ragazza e trottò verso di lei. La ragazza era così carina che il principe si innamorò quasi immediatamente di lei. Decise subito che l'avrebbe sposata. Si chiamava Celia ed era brava quanto bella. Non ho mai visto nessuna bella come te. Ti sposerò. E penso che sarai davvero felice di diventare una grande regina. Vedendo l'arroganza del principe, Celia disse senza paura. Sire, sono solo una pastorella e una povera ragazza, ma comunque non ti sposerò. Non ti piaccio? No, signore. Sei un uomo molto bello e sei anche un principe, ma non voglio, perché non desidero trascorrere la mia vita con un uomo arrogante. Il principe si arrabbiò molto a sentire queste parole. In quel momento arrivarono i suoi soldati a cercarlo. Immediatamente ordinò loro di prendere Celia come prigioniera e portarla nel suo palazzo. In quel momento l'anello lo pizzicò. Ah! Cercò di toglierselo dal dito, ma non ci riuscì. Più tardi quel giorno, quando Charles lo vide così abbattuto, gli chiese quale fosse il problema. E quando questo gli spiegò che non poteva sopportare la cattiva opinione di Celia su di lui e che aveva deciso di diventare un uomo migliore per compiacerla, suo fratello cattivo gli disse: «Sei molto gentile a preoccuparti di questa ragazzina. Se fossi in te, farei in modo che mi obbedisse in fretta. Ricorda che sei un re e che sarebbe ridicolo vederti tentare di compiacere una pastorella che dovrebbe essere solo che felice di diventare tua moglie. Tienila in prigione, puniscila!» «Ma non sarebbe una vergogna punire una ragazza innocente? Perché Celia non ha fatto nulla per meritare una punizione.» «Se le persone non fanno come direi loro, dovranno soffrire per questo. E ricorda, non è innocente. Ha preso in giro il tuo amore per lei, ha riso del tuo amore, ha riso!» Con queste parole riuscì a toccare un punto debole di suo fratello. Così il principe, in preda ad una rabbia furiosa, si precipitò a cercarla. Quando raggiunse la stanza in cui Celia era stata rinchiusa, fu molto sorpreso di scoprire che non c'era.
La sua rabbia divenne ancora più forte e giurò vendetta contro chiunque l'aveva aiutata a fuggire. Celia! In quel momento l'anello lo pizzicò di nuovo e il principe gridò. Ah, come faccio a togliermi l'anello dal dito? Possiamo parlare del tuo anello un'altra volta? Perché abbiamo un'importante questione che ha bisogno della tua attenzione. Charles e Ron dissero al principe che era stato Suilman, il suo vecchio tutore, ad aiutare Celia a fuggire. Avevano perfino corrotto una guardia perché dicesse che era stato lo stesso Suilman a dirlo. Il principe, con grande rabbia, mandò Charles e un certo numero di soldati a prendere Suilman per portarlo a lui in catene, come un criminale. Dopo aver impartito questo ordine, andò nella sua stanza. Appena vi entrò, vi fu un boato così forte che la terra tremò e la fata della verità apparve improvvisamente davanti a lui. «Ho promesso a tuo padre che avrei vegliato su di te e, se mai fossi diventato malvagio, di punirti. Tuo padre era un uomo buono, ma tu invece hai preso una strada malvagia. È tempo che io mantenga la mia promessa e cominci a punirti. Ti condanno ad assomigliare agli animali di cui hai imitato i modi. Ti sei comportato come il leone per la tua rabbia e come il lupo per la tua avidità. Come un serpente hai voltato le spalle a colui che è sempre stato come un secondo padre per te. La tua arroganza ti ha fatto assomigliare ad un toro. Pertanto, nella tua nuova forma, assomiglierai a tutti questi animali». Non appena la fata della verità finì, il principe tesoro vide con orrore che le sue parole si erano avverate. Aveva la testa di leone, le corna di un toro, i piedi di un lupo e il corpo di un serpente. Nello stesso istante si ritrovò in una grande foresta, accanto a un lago limpido, in cui poteva vedere chiaramente l'orribile creatura che era diventato. E una voce gli disse: «Osserva attentamente a cosa la tua malvagità ti ha portato». Il principe tesoro riconobbe la voce della fata della verità. E allora pensò che la cosa migliore da fare fosse di allontanarsi il più possibile dal lago, così da non doversi costantemente ricordare del suo aspetto. Quindi corse verso il bosco. Quando si fermò sotto un albero, venne giù un'enorme gabbia che lo intrappolò e arrivarono i cacciatori che si nascondevano dietro l'albero. I cacciatori presero la gabbia e quando si avvicinarono alla città, lui vide che tutti erano pieni di gioia. E quando i cacciatori chiesero cosa fosse successo, risposero: «Il cattivo principe è morto, suo fratello adottivo e suo cugino, che hanno cercato di impadronirsi del regno e di dividerlo tra di loro, sono fuggiti, cacciati dalla gente!» L'uomo raccontò che il popolo aveva offerto la corona a Suilman, che il principe aveva lasciato in prigione. «È un uomo buono e giusto, e godremo ancora una volta della pace e della prosperità, ed è per questo che siamo felici!» Principe tesoro ruggì di rabbia quando sentì questo, ma fu ancora peggio per lui quando raggiunse la grande piazza davanti al suo palazzo. Vide Suilman seduto su un magnifico trono e tutte le persone intorno, augurandogli una lunga vita in cui annullare tutte le malvagità fatte dal suo predecessore. «Ho accettato la corona che mi avete offerto, ma solo per conservarla per il principe tesoro, che non è morto come pensate. La fata mi ha assicurato che c'è ancora speranza che un giorno il principe torni, buono e virtuoso. Ahimè, ha perso la strada giusta per colpa di adulatori. Conosco il suo cuore e sono certo che, se non fosse stato per la cattiva influenza di coloro che lo circondavano, sarebbe stato un buon re e un padre per il suo popolo. Morirei volentieri se ciò potesse riportare il nostro principe a regnare giustamente e degnamente ancora una volta». Queste parole colpirono il cuore di Principe Tesoro. Si rese conto dell'affetto e della fedeltà del suo vecchio tutore e per la prima volta si rimproverò per tutte le sue azioni malvagie. Presto i cacciatori che lo avevano catturato lo portarono in un grande zoo, dove venne messo con tutte le altre bestie selvagge.
Un giorno, quando il custode dormiva, una tigre spezzò la catena e gli saltò addosso per divorarlo. Il principe tesoro, che vide cosa stava succedendo, desiderò di essere libero. Vorrei salvare la vita al mio guardiano. Lo aveva appena desiderato, che la gabbia di ferro si spalancò. Si precipitò al fianco del custode e spaventò la tigre. Poi si accovacciò ai piedi dell'uomo che aveva salvato. Pieno di gratitudine, il custode si chinò per accarezzare la strana creatura che gli aveva salvato la vita. Ma all'improvviso una voce disse: «Una buona azione deve sempre essere ricompensata!» In quello stesso istante il mostro scomparve e un grazioso cagnolino apparve ai piedi del custode. Il principe tesoro, deliziato dal cambiamento, si mise a saltellare intorno al custode, mostrando la sua gioia in tutti i modi possibili, e l'uomo, prendendolo in braccio, lo portò dalla regina, a cui raccontò l'intera storia. «Vorrei avere questo meraviglioso cagnolino!» Un giorno gli venne dato del pane per colazione. Pensò che gli sarebbe piaciuto mangiarlo fuori in giardino, così lo prese in bocca e corse fuori dal palazzo. Presto si trovò in un posto dove si trovava una grande casa che sembrava costruita con oro e pietre preziose. Vi stavano entrando un gran numero di persone vestite magnificamente e dalle finestre si udivano suoni di musica, balli e feste. Ma quello che sembrava molto strano è che quelle persone, quando uscivano dalla casa, erano pallide e magre e i loro vestiti erano strappati e logori. Principe Tesoro andò da una ragazza che stava cercando di mangiare qualche filo d'erba. Era così affamata. Toccato dalla compassione, si disse: «Ho molta fame, ma non morirò di fame se prima di cena darò la mia colazione a questa povera creatura. Forse potrei salvarle la vita». Così mise il suo pezzo di pane nella mano della ragazza e lei lo mangiò immediatamente. All'improvviso ci fu un grande clamore. Si voltò e vide Silvia che veniva trasportata contro la sua volontà nella grande casa. «Ahimè, sono furioso con le persone che stanno portando via Celia. Ma non è esattamente quello che ho fatto io stesso? E se non mi fosse stato impedito, non sarei stato ancora più crudele con lei?» Proprio in quel momento fu interrotto da un rumore sopra la sua testa. Qualcuno stava aprendo una finestra. Era una signora anziana che gettava fuori dalla finestra un piatto con il cibo più delizioso. Poi la finestra venne di nuovo chiusa. Il principe tesoro corse a mangiare il cibo, ma la ragazza emise un grido di terrore e lo prese tra le braccia dicendo: «Non toccarlo, mio povero cagnolino! Quello è il palazzo del piacere e tutto ciò che ne esce è avvelenato!» Nello stesso momento una voce disse: «Vedi che una buona azione ha sempre la sua ricompensa!» Il principe fu trasformato in una bellissima colomba bianca. Volò in aria, verso la casa, ma improvvisamente questa scomparve. Il principe, disperato, decise di cercare in tutto il mondo fino a quando non l'avrebbe trovata. Volò e ancora volò per molti giorni, fino a quando arrivò in un grande deserto, dove vide una caverna, dove era seduta Silvia, che stava condividendo la sua colazione con un vecchio eremita. «Eccola!» Felicissimo di averla trovata, il principe tesoro si appollaiò sulla sua spalla, cercando di esprimere con le sue carezze quanto fosse felice di vederla di nuovo. E Silvia, sorpresa e deliziata dalla dolcezza di questa bella colomba bianca, la accarezzò dolcemente. «Accetto il dono che mi fai con la tua presenza, oh colomba bianca, e ti amerò per sempre!» «Fai attenzione a quello che dici, Celia! Sei pronta a mantenere quella promessa?» «Certo, lo spero, mia dolce pastorella. Hai promesso di amarmi sempre. Dimmi che provi davvero quello che hai detto, o dovrò chiedere alla fata di restituirmi la forma della colomba che ti piaceva così tanto.» «Non devi aver paura che lei cambi idea. Silvia ti ha amato dalla prima volta che ti ha visto. Non te le ha detto perché eri così ostinato e arrogante. Ora ti sei pentito e vuoi essere buono. Meriti di essere felice e quindi potrà amarti quanto vorrà.»
Principe Tesoro si inchinò di fronte alla fata. «Alzati, figliolo! Vi porterò a palazzo! E il Principe Tesoro avrà di nuovo la sua corona che ha perso con il suo cattivo comportamento!» Mentre parlavano, si ritrovarono nella sala di Suilman. E la sua gioia fu grande nel vedere ancora una volta il suo caro maestro. Restituì con gioia il trono al principe e rimase sempre il più fedele di tutti i suoi sudditi. Silia e Principe Tesoro regnarono per molti anni. Principe Tesoro governò degnamente il suo regno e il suo popolo. L'anello non lo punì mai più e presto scomparve. Perché le buone azioni non passano mai inosservate.